close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And Festa dei Sapori e delle Tradizioni 2023 a Terrassa Padovana. Il sindaco, primo cittadino Modesto Lazzarin qui presente, e questa manifestazione che lo vede partecipe con una serie di espositori. Sono 100 gli espositori qui presenti in questa giornata. Molte quindi, sindaco, le adesioni. Sì, certo, buongiorno e benvenuti alla 17ª edizione della Festa Sapori e Tradizioni qui a Terrassa Padovana. Dico 17ª e lo sottolineo appunto perché è un'iniziativa che da tutto questo tempo, anche dopo purtroppo la pausa dovuta forzata al periodo spiacevole del Covid, siamo tornati con una presenza massiccia degli espositori. Questa festa è caratterizzata dalle esposizioni dei prodotti tipici locali e di associazioni di categoria agricole, artigianali, e vuole promuovere e valorizzare appunto le produzioni dei prodotti specifici che qui non solo del territorio comunale ma di un intero comprensorio che è il Conselvano e la Bassa Padovana. In questa edizione di Sapori e Tradizioni abbiamo integrato anche tutte le altre attività che logicamente e normalmente sono presenti con le premiazioni che abbiamo voluto fare alle eccellenze del territorio, sia a livello di iscritti alle sezioni di categoria, e abbiamo nuovamente proposto anche le premiazioni ai nostri studenti meritevoli per gli ottimi voti ottenuti durante l'anno scolastico appena trascorso. Associazioni di categoria che vediamo numerose e presenti nel territorio di Terrassa Padovana. Quindi delle peculiarità che possiamo vedere in che prodotti, sindaco? Beh, guardi, sono qui davanti, adesso la telecamera non inquadra, ma lo inquadrerà a seguire, credo. Uno dei prodotti specifici del momento e del paese, del territorio, sono le patate americane, per esempio. Dopo, qui di fianco, c'è l'esposizione di un prodotto che è un derivato di un prodotto fondamentale delle nostre campagne, l'uva, è quella marmellata, volgarmente chiamata marmellata, ma sono i sughi. Fatti appunto con il mosto del vino, un prodotto che purtroppo nel tempo le nostre famiglie hanno perso l'abitudine di proporre proprio in questo periodo della vendemmia, con l'uva matura, la produzione di questo nettare, di questa dolce, perché per me appunto, io mi ricordo da bambino e tuttora appunto me lo gusto come un dessert, che è un vero e proprio dessert. Ne ho citati un paio, dopo ci sono tutta una serie di vini. Qui abbiamo sentito prima appunto la particolarità del prodotto di OCG, che è del Friularo, che è magari poco conosciuto, allargato fuori dal nostro comprensorio, ma appunto che ci impegniamo come amministrazioni a valorizzare di più. L'associazione di categoria, la cantina di Conselve, lo sta veicolando in una maniera importante, perché appunto deve diventare uno dei fiori all'occhiello delle nostre produzioni locali. E poi i prodotti della terra ce ne sono a dismisura. Vedo l'aglio degli amici del Rodigino, la zucca, lo zucchero della produzione sempre qui vicino di un paese confinante con noi, che è Pontelongo, che ha lo zuccherificio, anche quella è una cooperativa che raccoglie molti produttori non solo locali ma che conferiscono in questa struttura, e tante altre. E è un motivo, per non dirvele tutte, per invitarvi, se non riuscite in questa edizione, per la prossima edizione, che sicuramente sarà proposta e con altre novità, perché gli spettatori possono venire a visitarci e a trovare la realtà di Terrassa Padovana. E poi ancora l'altra premiazione della Proloco assieme all'amministrazione comunale Terrassa Padovana per i bambini c'è stata il Disegniamo. Che cos'è stata questa manifestazione, sindaco? È la prima edizione che qui di un concorso che, sempre su iniziativa dei volontari della Proloco, hanno voluto proporre alle nostre scuole, e dare un tema ai bambini della scuola primaria e dargli l'impegno,
l'incarico di rappresentare per quello che era per loro questa festa. Ne sono derivati, scaturiti appunto varie produzioni artistiche e sono state messe a concorso appunto perché quella che risultava vincitrice sarebbe stata ed è l'immagine di copertina della locandina promozionale di questa festa. Di conseguenza è stato dato un premio di partecipazione a tutti i bambini che hanno partecipato, la classe che ha vinto, che ha visto vedere il suo disegno premiato come immagine di copertina, ha ricevuto anche un riconoscimento da parte dell'amministrazione comunale che si terranno nella classe che frequentano anche quest'anno. Era la classe ex di prima, adesso frequentante la seconda primaria. L'impegno quindi della manifestazione è proprio quella di mantenere le tradizioni e i sapori, e proprio su questo facciamo una chiusura ed è il ricordo, come una classica frase di Jean Léon: le tradizioni non sono il mantenimento delle ceneri, ma mantenere viva la fiamma.
tutti i presenti in questo consesso. Comincio a ringraziare tutte le realtà che ci danno l'opportunità come amministrazione di presentare questa, a mio avviso, ormai stupenda e magnifica manifestazione che di anno in anno riproponiamo all'intero territorio. Quindi il primo ringraziamento a tutta l'amministrazione comunale per quanto loro riescono a dare, a fare a favore della nostra comunità, del nostro paese. Grazie, grazie, grazie. Un applauso, chiedo un applauso per tutti loro, grazie. E allora grazie anche ai sindaci. Thank you.
We'll be right back.